Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi realizzerò delle brioche all'acqua, senza uova, latte e burro, ma sofficissime e buonissime. Una preparazione semplice, per un'idea perfetta per iniziare la giornata con una colazione sana e genuina, ma anche per una merenda golosa. Vediamo gli ingredienti. 500 g di farina, una bustina di lievito, 130 g di zucchero, una bustina di vanillina, 90 ml di olio di semi, 200 ml di acqua leggermente tiepida per facilitare la lievitazione che inizierà a breve. Ora passiamo alla preparazione. Versate metà acqua e aggiungete il lievito. Aggiungete metà zucchero e cominciate a mescolare sciogliendo il lievito. Dopodiché aggiungete l'olio e cominciate ad aggregare la farina poco per volta, dando il tempo all'impasto di assorbire bene l'acqua. In questo modo otterrete un impasto ben omogeneo ed equilibrato. Come ultimo ingrediente aggiungete la vanillina, sempre setacciandola, in modo da eliminare ogni più piccolo grumo presente. Continuate a lavorare l'impasto per una decina di minuti, fino ad ottenere un composto ben elastico e omogeneo. Vi accorgerete che l'impasto è pronto quando si staccherà facilmente e non risulterà più appiccicoso. Dopodiché andrete a riporre l'impasto nella ciotola, lo coprite con la pellicola e lo ponete in un forno spento ma con la luce accesa e lasciatelo lievitare per almeno 3 ore. Trascorso il tempo necessario per la lievitazione, l'impasto avrà raddoppiato del suo volume ed ora è pronto per la lavorazione. Ora lavorate l'impasto sulla spianatoia cospargendola di farina in modo che l'impasto non si attacchi. Io la diviso in due parti in modo da stenderla con uno spessore di 3-4 mm cercando di ottenere una forma rotonda, cioè un cerchio con un diametro di 42-43 cm. Dopo averla stesa, tagliate dei triangoli dopodiché andiamo a rotolarli formando le nostre brioche partendo dall'estremità più larga. Andiamo a rotolare verso il centro. Vi accorgete che la pasta è molto elastica, quindi potete stenderla, tirarla mentre la rotolate, cercando di terminare la chiusura, cioè la punta, rivolta verso il basso. Così in cottura non si aprirà. Per farvi vedere, vedete? E io tiro l'impasto ed è molto elastico. Queste brioche saranno soffici e buonissime.
Dopo aver preparato tutte le brioche, le disponete sopra a una teglia ricoperta da carta da forno e le lasciate a riposare per almeno un'ora. Dopodiché le spennellate con il tuorlo di nuovo e poi le cuocete a forno caldo statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Saranno pronte quando saranno appena dorate in superficie. Non proseguite la cottura troppo a lungo, altrimenti rischiereste di avere delle brioche non più soffici e morbide, che è la caratteristica principale di questa preparazione. E voilà, ed ecco a voi le brioche appena sfornate. Guardate quanto sono soffici. Una vera delizia. Non vi resta che cospargere di zucchero a velo e gustarvi queste splendide, buonissime brioche.